Il famoso critico d'arte italiano Vittorio Sgarbi avrebbe, sto utilizzando il condizionale, pubblicato nel suo profilo di Facebook un video di 2 minuti circa di tempo, nel quale avrebbe parlato della compagnia aerea di bandiera. Sto parlando della Alitalia, la nostra compagnia di bandiera che appartiene per l'appunto al nostro paese. Il critico d'arte quindi avrebbe fatto un rapido passaggio sulla nuova divisa del personale Alitalia e avrebbe dato il suo giudizio meramente personale sia su quella maschile che su quella delle donne, quindi su quella femminile. E avrebbe ammesso una vera e propria influenza dell'Islam sulla nuova divisa causata dalla proprietà Etihad. Vittorio poi avrebbe criticato la scelta di Alitalia, quella di far pagare un biglietto da Milano alla Lamezia in Calabria che corrisponderebbe a circa 500 euro e avrebbe detto in proposito: è singolare che costi come il biglietto per New York. Mi chiedo, ma è giusto che un calabrese, se vuole arrivare a Milano, debba credersi in America? Avrebbe commentato Vittorio Sgarbi. Beh, che dire, una presa di coscienza quella che avrebbe compiuto il famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi, che di certo non è passata inosservata, secondo la mia opinione, e che ha profondamente colpito molte persone che nei social ovviamente non hanno mancato di leggere i commenti di Vittorio e ovviamente anche di visionare il video in cui egli parla e si fa carico di questa situazione qua. Grazie, grazie di cuore per l'ascolto, grazie di cuore per la visione. Il video termina qua. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, delle falsità e/o delle informazioni che non dovessero corrispondere alla verità dei fatti, me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista. Pertanto escludo su di me categoricamente responsabilità di qualsivoglia natura, sia penale che ovviamente civile. Grazie, un saluto.